Allora, oggi alle 008 deve fare l'esame orale, eh? Quindi lo aspettiamo. Sono passati 5 minuti e ancora non lo vedo, non è arrivato. E vabbè, aspettiamolo. Oggi ho un esame orale. Cosa? Sono le 9? Ma io avevo l'esame alle 7. Non ho sentito la sveglia. Mi devo preparare velocemente. Fatemi vedere se la prof è già arrivata. Sono passate 2 ore, ma che fine ha fatto? Già è qui, mi devo preparare velocissimamente. Velocemente. Voi vi lavate i denti, giusto? Fatelo, perché è importante. Io devo fare velocemente. Perfetto, ci sono, mi devo vestire. Che ore saranno? Questa e questo. Sì, vanno bene. Ho capito. Ale 008 non si è presentato per non fare l'esame orale. Vabbè, lo boccio direttamente, buonanotte. No, prof, mi scusi per il ritardo, eccomi. Che è successo? Come mai hai fatto tutto questo ritardo? Ho trovato traffico, c'era traffico. Traffico? Traffico, sì. Ma come traffico se la scuola è casa tua? Ma quale traffico? Vabbè, non importa, iniziamo l'esame che già ho fatto tardi. È meglio, dai. Allora, l'esame sarà di tutte le materie. Ok. Inizieremo da storia. Vabbè. Storia, quella che ho fatto quest'anno. Da storia, sì, da storia. Sì, vabbè, storia. Allora, iniziamo dalla prima domanda. Ci sei? Credo. Come credo? Da che città viene Checco a Napoli? Ma è una domanda ironica. No, perché? Non so, Checco a Napoli, da dove viene? Da Palermo, forse. Sbagliato. No, stavo scherzando, perché lo dice la parola Checco a Napoli. Napoli. Ok. È giusto? Sì. Ok. Seconda domanda. Quando è iniziata la guerra tra gnomi e cavalieri? Ancora questa guerra tra gnomi e cavalieri? Già la scorsa volta me l'ha fatta. Non lo so. Male. Molto male. Vabbè. Allora, terza domanda per recuperare quella che non hai saputo Va prima. Bene. Quanti anni di corsa ha fatto Paola Trane? Ah, sulla principessa di Brindisi Paola Trane sono informato. Ha fatto 14 anni di corsa. Bravo! Restiamo su questo argomento, visto che sei informato su Paola Trane. Ok. Allora, elencami adesso tutte le persone che Paola Trane ha messo nella busta. Una lista infinita. Dai. Vabbè, Roby, Big Mama, Tony F, Cara... Ed infine Elisa True Crime. Sei stato bravissimo sull'argomento, Paola Trane. Ok, adesso passiamo alla prossima materia. Va bene. Adesso passiamo a gossipologia. Oh, la mia materia preferita. Ok, allora, la scorsa volta il prof ti ha chiesto quando è nato il figlio di Robercia. Sì. Sì, ma come si chiama questo figlio? Fammici pensare. Mattia. No, non proprio. Si chiama Mattias. Vabbè, Mattias. Cambia poco alla fine. Hai sentito la notizia su Ale 008 Channel? Sì, ho sentito la notizia su Ale 008 Channel. Praticamente si dice che chiunque si iscriva al canale di Ale 008 Channel prenda una sufficienza a scuola. Quindi sapete cosa fare. Bravissimo. Allora, passiamo avanti. L'altra volta, l'ultimo prof ti ha fatto fare un quiz. Vediamo se ti ricordi un poco i suoi gusti. Cioè, io non solo ho dovuto buttare a caso, ma devo anche ricordare cosa ho risposto? Vediamo se ti ricordi questa. Il prof preferisce la pizza wurst e le patatine o la margherita? Allora, mi ricordo wurst e le patatine. Sbagliato. Vabbè, ti do un'altra possibilità. Ok. Altra domanda. Il prof preferisce patatine alla paprika o al pomodoro? Questa me la ricordo. Al pomodoro. Bravo, esatto. Ok. Adesso però viene la domanda più importante di tutte. Allora, secondo te il prof
preferisce prendere un'insufficienza o iscriversi al canale di Ale 008 Channel? La risposta è ovvia, iscriversi al canale di Ale 008 Channel. E anche voi, se non volete prendere un'insufficienza, iscrivetevi al canale. Finito? Cosa? Cosa? Che finito? I calcoli? I calcoli, quindi? Sei stato promosso. Con? 8. Ma sono stato rimandato in qualche materia? No. È la prima volta che vengo promosso senza debiti. Wow. È suonata la campanella. Sì, hai fatto tardi, devi andare, veloce, dai. Aspetta, devo salutare i Kinghini e le Queen. Ma devi fare veloce, dai. Va dai, bene, dai. Se questo video vi è piaciuto lasciate like e soprattutto per non perdervi altri video iscrivetevi al canale. E inoltre vi ricordo È passato troppo tempo, basta adesso. No, le ultime cose. Vai. Ok, aspetti un attimo, prof. Vabbè, vi ricordo che il divertimento non finisce qua. E qua apparranno nuovi video da guardare. Prof, sto venendo, per favore.